Amiche, amici di Rossini TV, siamo sul red carpet virtuale del multiplex Giometti di Pesaro per l'anteprima nazionale del film Ancora volano le farfalle, un film liberamente ispirato alla storia di Giorgia Righi, un film che ci faremo raccontare dalle voci dei protagonisti e che andremo anche a sbirciare direttamente in sala in questa anteprima nazionale per voi. Fino a quando non li avrò uccisi, non uccisi. Abitua mai quel vuoto dentro che ti spacca l'anima. Capita che fai un pensiero bello, poi finisci sempre là nel buio. Da dicembre a luglio vivi ma col dubbio che vivere sia inferno e fuori sempre inverno, ma non è. In tenuta quasi da red carpet, Massimo Fradelloni. Massimo, come stai? Ti vedo raggiante, ma d'altra parte quando ci vediamo sono sempre dei momenti bellissimi. Sono sempre dei momenti bellissimi come questo, in cui siamo qua a presentare la prima nazionale ufficiale del film Ancora volano le farfalle, il film liberamente ispirato alla vera storia di Giorgia Righi, una ragazza che purtroppo è affetta da una patologia rara, la ataissia di Friedreich, ma che nonostante la sua situazione, la sua situazione invalidante, ha sempre avuto una forza, un'energia, una positività, una vitalità e diciamo pure una gratitudine alla vita, con la quale non solo riesce ad affrontare ogni situazione per se stessa, ma riesce a trasmettere tutto ciò anche alle persone che incontra nel proprio cammino, come nella realtà anche nel film, di cui io sono stato investito da tutta questa bellezza. Allora, Giorgia è molto conosciuta a Pesaro, è molto conosciuta ai telespettatori di Rossini TV, tu altrettanto. Possiamo dunque dire, siamo a Pesaro per l'anteprima nazionale, possiamo dire che questo film in qualche modo gravita sulla nostra città, però come tutte le opere importanti poi esce dall'ambito ristretto del locale e diventa qualcosa di importante, qualcosa che poi andrà nelle sale nazionali. E secondo te riuscirà ad arrivare questo messaggio, tu che hai già visto il film, noi ancora no, e l'hai addirittura realizzato, riuscirà ad arrivare questo messaggio importante sulla forza di Giorgia nella realtà attraverso la finzione del film? Io credo che il messaggio arriverà per il fatto che è un messaggio che riguarda tutte le persone fondamentalmente. È proprio il fatto che sia una persona affetta da una patologia invalidante ad avere questa forza, è la dimostrazione che tutti possono farlo a maggior ragione. E quindi inseguire i propri sogni e realizzare i propri obiettivi, come ha fatto Giorgia nella sua vita reale e come Beatrice, che la interpreta, ha dimostrato nel film, è un messaggio che non può non arrivare. Arriverà non solo su Pesaro chiaramente, ma a livello nazionale, per chiunque possa vedere questo film, perché è un film veramente fatto con il cuore e oggi i sentimenti, i valori e gli stati d'animo veramente costruttivi e profondi mancano, e quindi era giusto e bello fare questo film. Beatrice Mariani invece ha questo ruolo così delicato, deve interpretare Giorgia, anche se, lo sottolineiamo ancora una volta, il film è liberamente ispirato, però la storia è chiara, tra l'altro è conosciutissima, Giorgia è un personaggio molto conosciuto a Pesaro, per cui diciamo si aggiunge responsabilità alla responsabilità, interpretare un personaggio che esiste veramente, un personaggio tra l'altro molto attivo, che si è fatto parte attiva nella realizzazione del film, per cui sicuramente sarà stato presente, insomma diciamo un bel carico di responsabilità, come te le sei prese sulle spalle? Giorgia mi ha alleggerito di tutte queste responsabilità con la sua energia, la sua voglia di vivere, siamo entrate fin da subito in armonia, in sintonia, si è creata una bellissima amicizia, quindi in realtà è stato abbastanza facile per me interpretare Giorgia e spero di essere riuscita a trasmettere il suo messaggio e la sua storia. E cosa conoscevi della storia vera di Giorgia e del suo messaggio e quanto del suo messaggio poi è arrivato a te? Allora, io prima di conoscere Giorgia non ero a conoscenza, non ero informata sulla sua malattia, sulla sua patologia e in generale non ero mai entrata in diretto contatto con la disabilità. E conoscere Giorgia, conoscere la sua storia mi ha fatto capire proprio come ci sia la necessità ancora ad oggi di in qualche modo abbattere
abbattere il tabù che c'è sulla disabilità, su questo tema, e spero che il nostro film in qualche modo possa abbatterla e possa diffondere più consapevolezza. Tu sei molto giovane, naturalmente avrai tante amicizie tra i giovani, oltretutto nel mondo dello spettacolo, e nel mondo dei giovani immagino che una patologia come quella di Giorgia, ma in generale il mondo della disabilità, sia un mondo difficile da affrontare. E nel nostro immaginario un po' più adulto ci pensiamo quasi che i giovani tendano a trascurare tutta questa parte. È vero oppure qualcosa si sta muovendo anche in quella direzione? Io credo che qualcosa, soprattutto tra noi giovani, in realtà oggi si sta muovendo. Ci sono tante battaglie sulla sensibilizzazione e credo che sulla disabilità si sta facendo un grande passo avanti, e ovviamente, come dicevo in precedenza, ancora c'è tanto da lavorare. Dobbiamo cercare di capire che la disabilità non è diversità, ma è semplicemente un'altra normalità. Tutti noi siamo alla fine diversi, ognuno di noi vive la propria normalità in maniera differente rispetto agli altri. Allora, a questo punto batticuore a mille perché entriamo in sala, esatto. Stiamo entrando in sala, per cui batticuore, via andare, vediamo cosa succede. Esatto, buona visione a tutti quelli che decideranno di vederlo, grazie mille. Attrice marchigiana in questa produzione da Ascoli, Giorgia Fiori, che ha una parte molto importante nel film, quello della sorella della protagonista. Ricordiamo che il film è liberamente ispirato alla storia di Giorgia Righi, però insomma in qualche modo la ripercorre, per cui tu hai un ruolo importante di una persona che esiste, che oggi sarà tra l'altro in sala e si confronterà col tuo personaggio. Assolutamente sì, infatti ogni volta che ci chiamavano Giorgia ci giravamo in tre, io, la vera Giorgia e la ragazza che interpretava Giorgia, quindi effettivamente ormai l'abbiamo sentito tanto. Allora sì, come hai ben detto tu, è una storia ispirata a quella di Giorgia Righi, difatti lei nella vita reale ha un fratello, io invece interpreto la sorella Marta, che in realtà ha un carico di responsabilità non indifferente, perché comunque è colei che porta avanti una quotidianità quanto più normale possibile per quella che è una persona con delle disabilità molto molto importanti. Difatti non vedrete mai apparire i genitori, perché nella storia è totalmente affidata a me, diciamo, la tutela di Giorgia, però in realtà lei ha una famiglia bellissima e quindi sono contenta che abbia tante persone intorno che le vogliano bene. È un gran progetto per il sociale, ma non solo, perché comunque è una storia che dietro ha tanti altri messaggi, ha quello dell'amicizia, quello dello sport, anche molto forti, e quindi sono molto felice da attrice autoctona, insomma, di essere stata scelta per questo ruolo che per me è davvero molto importante. Tra i protagonisti naturalmente Chiara Sani. Chiara, qua fai una parte da cattiva ma non riesci a essere antipatica, non c'è niente da fare. Non lo so, intanto ti ringrazio, però sì, qui ho proprio un ruolo veramente spiacevole di questa direttrice di giornale molto dura, un po' una sorta di Diavolo Veste Prada. Poi però recitare con Massimo Fradelloni è talmente semplice, tutto diventa così quasi divertente, diciamo, per cui è stato facile interagire con lui. Però nella vita ci sono anche i cattivi, quelli che creano dei problemi agli altri, e io incarno quel personaggio lì. Che poi alla fine è il personaggio chiave, no? Perché se non c'è quel tipo di cattiveria lì, lui non avrebbe fatto tutto quello che ha fatto e non sarebbe partito il film. Esatto, perché poi in fondo, proprio come nella vita, viviamo sempre in mezzo ai contrasti, dove avvengono le scintille che ci fanno poi reagire, quindi succede anche questo e io faccio questo personaggio qua. Sempre piacevole averti a Pesaro e ti sei goduta la città comunque. Eh sì, ormai ogni tanto torno qui, Pesaro mi piace tantissimo, poi ormai sono diventata molto amica anche di Massimo e quindi siamo diventati un bel gruppetto e mi piace tanto, e speriamo di tornare presto allora per fare un altro bel film. Con il regista Joseph Nenci, una grande soddisfazione, abbiamo aspettato proprio la fine del film per vedere anche la reazione del pubblico, mi sembra che la reazione sia stata molto positiva, una storia particolare, delicata, molto difficile anche da realizzare con questo che hai preannunciato come stile leggero ma denso. Sì, l'intento nostro era quello di dare una fotografia realistica il più possibile di quello che è veramente la vita di Giorgia, che è sì, da una parte purtroppo
costellata di tantissime difficoltà, perché avere a che fare con un nemico invisibile con cui ogni giorno devi fare purtroppo i conti non è assolutamente facile. Dall'altra parte però c'è una Giorgia che vive giustamente i suoi 20 anni con la leggerezza, la spensieratezza che è caratteristica di quell'età. E la pellicola, penso, insomma, perlomeno io da regista mi sono impegnato il più possibile a cercare di ridare questa fotografia e di ridare questa spensieratezza che era giusto omaggiare nei confronti di Giorgia. È un film che sicuramente ha toccato delle corde molto particolari, l'ho visto, ho percepito in sala persone a cui è cascata la lacrima, ma anche momenti in cui hanno sorriso, e i quasi 5 minuti di applauso sul finale penso che li ricorderò per i prossimi anni. Un precedente nell'ambito sportivo con un docufilm su un pugile, in realtà poi è il pugilato a mani nude, ho letto, dal docufilm invece alla fiction, però sempre basata su una storia vera. Le storie vere di vita sono quelle alle quali ti ispiri? Mi piace tantissimo trovare nelle storie di vita vera, di sondare un po' il terreno emotivo, l'humus emotivo delle persone che affrontano delle problematiche. In questo caso chiaramente Giorgia affronta una malattia e quindi l'attenzione era ancora maggiore. Nell'altro film, che si chiama The Italian Warrior, lì affrontavo una storia, una tematica diversa, un pugile che è il primo pugile in Italia che ha avuto accesso al circuito più ambito e pericoloso al mondo di box a mani nude, e anche lì l'intimità con cui ci siamo approcciati alla pellicola è stata proprio quello di voler donare alla pellicola stessa la trasparenza più totale di quanto è difficile affrontare a volte la quotidianità. Questa è un po' forse la mia cifra stilistica, non so, mi piace avere a che fare con le storie, ecco. Beh, attingendo a storie di vita vera non c'è limite, per cui in bocca al lupo per il futuro e per il prossimo. Grazie, vi aspettiamo a vedere ancora Volano le farfalle al cinema. Grazie veramente. Con questo film spero di essere riuscita a trasmettere il messaggio che nonostante ogni ostacolo possiamo andare avanti e realizzare i nostri sogni, perché abbiamo il dovere morale di farlo e di sognare all'infinito. Toglietevi ogni... Se vogliamo preconcetto della mia storia e godetevi il film con una visione esterna e lasciatevi stupire dalle... Giorgia, 3 sale piene, decisamente una grande emozione. Una grandissima emozione, tantissima gente venuta e ne sono veramente onorata, anche da lontano alcuni, quindi si è percepito l'amore e la vicinanza degli amici e della famiglia. Poi è stato meraviglioso poter vedere negli occhi degli spettatori il messaggio di questo film che veniva recepito, ovvero che nonostante gli ostacoli dobbiamo sognare e lottare per i nostri obiettivi. Quindi sono contentissima e spero che il film si diffonda il più possibile. Un'attrice che ti ha interpretato, una che si è inventata un ruolo di sorella, Massimo Fradelloni su tutti, insomma un cast di grandi amici. Sì, Beatrice Mariani ha interpretato il mio ruolo egregiamente, direi, perché tante battute che non erano nemmeno sul copione lei gli ha detto di spontanea volontà, quindi ci capiamo in pieno. Giorgia Fiori ha interpretato la mia sorella Chioccia e sta a rappresentare un po' la famiglia protettiva con una disabilità in famiglia, appunto. E Massimo Fradelloni fa il ruolo di questo giornalista italo che trascorre un momento difficile
e insieme a Giorgia riesce a superarlo, quindi tanta amicizia. A questo punto allora Giorgia auguriamo una grandissima fortuna al film e naturalmente a te e alla tua vita. Grazie mille, spero veramente che il film arrivi lontano e continuerò a sognare in alto. E ancora volano le farfalle, pure qua, pure contro natura, con il cielo più blu. Con Massimiliano Giometti, il padrone di casa di questa premiere, un red carpet immaginario che ci siamo comunque inventati, una premiere importante, un film veramente importante, non solo per la nostra città. No, no, primariamente per la nostra città, perché il film è ambientato qua, la storia è nata qua, un film che abbiamo proprio seguito completamente dall'inizio, dall'idea fino a stasera che è la proiezione, quindi l'emozione è tripla rispetto a un altro film, avendo seguito proprio tutta la versione dall'idea. E contento di vedere tanta gente, contento di portarlo anche in giro per l'Italia, nelle nostre sale e non solo, quindi spero che Pesaro e anche le altre città rispondano bene a una storia così bella e uso questo termine corroborante, nel senso che è una cosa che fa bene vedere questo film. Chi si occupa di cinema come voi, naturalmente di cinema sa tanto, però si arriva al momento in cui si ha voglia di scoprire qualcosa in più e di andare a vedere magari un dietro le quinte, un backstage e perché no appunto la nascita. Non è che ci nasce una voglia di produzione? Al momento non credo proprio, dobbiamo stare concentrati sull'esercizio, su quello che sappiamo fare. Fa parte della filiera, noi siamo l'ultimo anello, però come circuito indipendente piace molto anche andare a cercare prodotti indipendenti, ecco, non è che viviamo solo di film delle major, ecco. Noi siamo una famiglia a gestire il cinema e quindi ci piace anche andare a sperimentare quello che... non abbiamo troppi limiti di distribuzione, possiamo guardarne i nostri, già con le nostre sale possiamo distribuire. E film come questo, premiere come queste fanno bene comunque al cinema? Assolutamente, fanno bene, fanno tornare la gente al cinema, fanno parlare di cinema, perché l'abitudine che si è persa con il Covid è difficile da riprendere e adesso diciamo che vediamo la luce ma non siamo ancora a galla. Qualche film ci ha aiutato, naturalmente noi vendiamo un prodotto che non è nostro e il film al cinema deve essere importante. Le concorrenze sono tanti, però anche la gente ha voglia di uscire e guardarsi un bel film al cinema, perché al cinema il film si ricorda, a casa un po' meno, perché non si sta concentrati. Siamo sui titoli di coda, fra un po' uscirà il pubblico da questa anteprima nazionale che vi abbiamo raccontato dalla viva voce dei protagonisti. Abbiamo fatto vedere anche qualche immagine, ma naturalmente l'invito è sempre e comunque quello a venire in sala, a venire al cinema, in questo caso a venire a vedere questo film così bello, così importante che vi abbiamo raccontato, che abbiamo raccontato ai telespettatori e alle telespettatrici di Rossini TV. Le ali delle farfalle sono belle e variopinte, ma in qualche modo le ho anche io le ali, le mie braccia. Qui mi sento libera e leggera. Qui posso continuare a volare. Oggi è un giorno speciale. Sono troppo felice per te. E ti amo come fosse. Posso decidere da sola! Va bene? Ma vaffanculo, Marta! Io vado a raccogliere le conchiglie! Come se fosse vero!